io non ho rapporti con nessuna ditta produttrice, rapporti economici, finanziamento da parte di nessuna ditta, per cui tutto quello che dico lo penso io, non perché mi pagano per dirlo. Questa è una cosa che deve essere molto chiara. Non sono domande stupide, se volete rimanere svegli dopo l'autopranzo che avete fatto è meglio che qualcuno dica come mai, perché, oppure mi pare una stronzata, eccetera, per stare svegli, perché altrimenti ragazzi il primo intervento del pomeriggio è sempre un'ecatombe. Okay, finisce sempre che la gente si mette gli occhiali con gli occhi davanti. Ci sono un sacco di tipologie di persone, maschi e femmine, però di pinne tutto sommato ce ne sono abbastanza poche. Le varietà di pinne che ci sono variano da quelle molto dure a quelle estremamente morbide, soprattutto nell'ultimo periodo. A questa pinna è stato messo un chilo, questa è una pinna degli anni 2000, a sinistra, questa a destra è una pinna, quella a sinistra è una Cressy, quella a destra è una Alemanni, assolutamente leggera, con solamente un chilo di spinta che tira giù, la pinna è assolutamente a 90 gradi. Quindi negli ultimi anni qualcosa è cambiato, andiamo a vedere come mai e cosa possiamo fare. Pinneggiare semplicemente è trasformare la nostra energia in movimento. Dobbiamo adoperare al meglio la nostra energia, ok? Non so se avete, forse Nicola poco fa vi ha parlato di consumi energetici. Sì. La curva che vedete in rosso è la potenza prodotta dal muscolo. Questo è la cosa più importante per quanto riguarda la pinneggiata. Tutto il resto sono fanfaluche. Il nostro muscolo può produrre un sacco di energia per pochi secondi, come vedete in alto. Ma se noi andiamo prolungati nel tempo, la produzione di energia cala drasticamente. Ok? Possiamo sollevare 200 kg, 150 kg se ci impegniamo con uno sforzo spasmodico. Ma se vogliamo fare apnea per un minuto, due minuti, eccetera, non abbiamo così tanta energia e dobbiamo consumare poco. Esattamente come quando uno cammina, corre o fa fondo, oppure fa nuoto in maniera regolare. L'apneista è un sistema chiuso. Uno che si fa un mazzo così, a fare il canottiere, anche olimpico, almeno respira per quel mezzo chilometro, due chilometri, e quindi assorbe ossigeno. Noi no. Cos'è che abbiamo noi? Vado molto velocemente e se qualcuno non lo sa è meglio se lo va a studiare. Cerco di spiegarvelo molto brevemente. Questo è il lattato ematico. 2 millimoli è la soglia cui non si produce acido lattico. Voi adesso siete ad un livello molto più basso dei 2 millimoli. Quando siamo a 2 millimoli di acido lattico, cominciamo a entrare in acidosi, camminiamo velocemente, cominciamo a produrre CO2, ma la smaltiamo, non ci dà fastidio, siamo in questo stato qua. Quando noi andiamo più velocemente, ne accumuliamo talmente tanto che non riusciamo a smaltirlo, siamo in questa soglia qua. A un certo punto ci dobbiamo fermare perché non ce la facciamo più. Questo è banale da capire come principio. Però noi siamo un sistema chiuso, se andiamo un po' più piano siamo già arrivati a quel punto di acidosi e prima di abbassarlo dobbiamo anche andare a respirare, non è che corriamo un po' più piano quindi ci riprendiamo, ok? Quindi visto che abbiamo un tot quantità di ossigeno dobbiamo usarla al meglio, ma soprattutto dobbiamo produrre meno CO2, ok? Facendo così la nostra apnea potrà essere più lunga. 20 anni fa circa, con le bipinne, visto che parliamo di pinne, né rana né monopinna, il primato mondiale era 164 metri, adesso sono 246. E vi assicuro che c'è cani e porci con le pinne che fanno ben più di 164 metri. In senso buono cani e porci. C'è moltissima gente che si fa ammazza così
e che ci arriva. Con le bipinne Pellizzari ha fatto 80 metri e quando li ha fatti ha detto: oltre a questo è impossibile andare. Adesso Mocciaro è andato a 115 metri in allenamento. In gara comunque è accreditato di 108 metri, che sono 28 metri. Cioè, ditemi voi dove un primato mondiale viene battuto del 20% nel giro di pochi anni. Cos'è che è cambiato? Cosa dobbiamo fare per sapere meglio noi come istruttori che pinne adoperare, cosa consigliare, come farle adoperare, che indicazioni dare agli allievi? Sono cose che in realtà non sono state mai diffuse né studiate, perché interessano relativamente poco, interessano agli agonisti. E perché tutto sommato un paio di pinne ce le mettiamo addosso e più o meno si va avanti. Su quali cardini possiamo migliorare l'efficienza dell'uso delle pinne? Aumento del livello energetico, bisogna avere più forza, bisogna essere ben allenati, migliorare la qualità della vita, mangiare bene, riposare, ma per riuscire ad avere dei muscoli più efficienti dobbiamo ridurre la penetrazione idrodinamica, perché se andiamo in acqua con le braccia aperte facciamo un sacco di fatica in più. Dovremo utilizzare delle pinne che siano adeguate alla nostra corporatura, o che consigliare quale pinne adeguate può avere l'allievo, e migliorare comunque la tecnica. Come opereremo sulla riduzione del drag? Postura allungata in direzione dell'avanzamento. Se io vado dritto, devo andare così, o almeno così. Non posso andare così dritto. Non posso andare in quella direzione e avere l'acqua sul petto. Cioè, guardiamo uno, vediamo subito. La direzione è questa. Devi stare assolutamente parallelo a quella direzione. Le braccia a freccia, qualcuno non riesce a tenerle. Pazienza, terrà le braccia così per qualsiasi problema, o di troppi muscoli o di scarsa mobilità, ma comunque addosso al corpo, non con le braccia aperte o che sventolano. Usiamo il collare quando facciamo dinamica. Il collare viene adoperato quando facciamo fare dinamica, non so, oltre 50 metri, oppure le persone brave. Ok, se uno galleggia tanto, farà un'apnea in diagonale, quindi a un allievo, un poveraccio, già sfigato di suo, che è incasinato ad imparare le robe, lo mettiamo nella condizione peggiore. Invece, deve essere quello bravo, che è capace di fare dinamica eventualmente in maniera più affaticante, senza collare. Facilitiamo chi ha dei problemi, perché gli diamo due problemi: fare la vasca o le vasche, e anche dover gestire l'assetto. Certe volte è più facile dare alle persone degli aiuti e questi miglioreranno molto di più e dopo li togliamo. Evitare la fuoriuscita delle gambe dalla sagoma: ci sono persone che allargano le gambe e ci mettono il doppio di fatica e ci mettono anche il doppio di tempo per avere un'apnea alla fine rischiosa. Quando siamo in acqua e raddoppiamo la velocità, la resistenza aumenta al quadrato. Vuol dire che se noi abbiamo una certa sagoma e aumentiamo la velocità, l'acqua ci resisterà molto di più. Facendo noi le prove spesso qui a Y di recupero dell'infortunato, avevamo dei piattelli bianchi, grandi così, grandi come un piatto piano. Si faceva fatica a tirar su, li abbiamo bucati tutti quanti. Si faceva ancora tanta fatica a tirar su. Alla fine mi sono rotto le palle, ho comprato dei coni stradali, li ho messi giù, sono gialli e neri. Adesso per tirare su è un attimo, perché anche aumentando la velocità riusciamo a tirarlo su molto meglio. Mentre prima un piattello piatto, più era alta la velocità, più forza ci voleva. Ok? Bisogna avere sempre
un profilo idrodinamico ottimale. Nel nostro movimento come possiamo variarlo? Possiamo variare l'ampiezza della falcata, quanto ampia è la falcata, la distanza dei piedi, tra i piedi, la frequenza, il numero di colpi al minuto o al secondo, meglio, e l'intensità, cioè il numero di fibre in uso per compiere l'azione. Questa è una cosa importante. Il numero di fibre, quando io compio questo movimento, se ho una bassa intensità, è limitato, 10-20%. Stiamo parlando di fibre muscolari che io riesco a reclutare. Se io devo fare molta fatica, al posto del 10-20%, adopererò un 30-35%. Gli sportivi di alto livello, perché hanno delle prestazioni esagerate? Perché riescono a reclutare una percentuale di fibre molto alta. Ma se io faccio fatica, ho reclutato troppe fibre e quindi produco lattato e quindi ho abbassato le mie scorte di ossigeno e mi viene una voglia da respirare bestiale e mi pare che fare l'apneista sia una cosa da gladiatore. E invece no, se ci muoviamo con intelligenza risparmiamo energia e stiamo in acqua molto di più. Non è sofferenza. Non parliamo dei primatisti, ma quelli vengono pagati più o meno per soffrire come dei cani. Noi non abbiamo dei remi rigidi che si attaccano all'acqua e spingono l'acqua. Abbiamo delle molle, noi curviamo queste molle, le molle si raddrizzano e spingono l'acqua. Ok? La pala migliore è quella che restituisce tutta quanta l'energia o, più possibile, dimensionata alle capacità muscolari che abbiamo o al livello di allenamento che abbiamo in quel momento. Questa è la nostra gamba, abbiamo un fulcro, una potenza, c'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno, e una resistenza. Questa è una leva di terzo grado. È sempre sfavorevole la leva di terzo grado, non ci sono santi. Pochi grammi di differenza in fondo possono fare tanta, tanta differenza. Possono aumentare moltissimo il peso della pala. Vedete, questa è una pala diritta, scusate, non diritta, la pala è dritta, è inclinata rispetto alla scarpetta. Questa pala è sempre la stessa, è inclinata. Però qui davanti non c'è nessuna curva. Questa invece ha subito un piano inclinato dove far scivolare l'acqua. Quindi a sinistra l'acqua pesa, davanti nella pala di sinistra. Qui invece, in questo piano inclinato, l'acqua defluisce subito. Quindi il calcio in avanti sarà sicuramente più facile e produrremo meno lattato. Quindi avremo un punto di flessione dove la pala comincia a piegarsi. Quando il punto di flessione è molto distante dalle dita dei piedi, avremo una pala che si piega dopo e ci risulterà molto pesante. Ok? Mentre una pala che si curva subito, subito dietro i piedi, fa molta meno resistenza all'acqua. Un'altra cosa, per quanto riguarda le pinne rigide o morbide, quando usiamo una pinna troppo pesante, i grandi gruppi muscolari lavorano, ma la gamba è comunque irrigidita. Mentre con una pinna leggera possiamo adoperare anche i piccoli gruppi muscolari dei piedi e delle caviglie per favorire l'incurvamento della pala. Quando la pala si curva, poi ci spinge. Questo è un concetto fondamentale per riuscire a capire come risparmiare. Per esempio, negli anni 60, questo è un libro di Marcante, il padre della subacquea italiana, veniva
classificata come pala neutra, parte neutra, la parte della pala subito dopo la scarpetta. Neutra vuol dire che non va né male né bene. Invece una pala inclinata aveva una parte neutra molto minore. In realtà la parte neutra spinge l'acqua in alto e in basso ed è condiziona molto pesantemente l'affaticamento della pineggiata. Nelle nuove pinne che ci sono da 2, 3, 4 anni a questa parte assistiamo sostanzialmente a due cose: assenza di longheroni quasi completa e inclinazioni di 30 gradi della pala. Perché rispetto ad anni fa? Anni fa, perché è più economica, molto più economica fare così, la pala seguiva il profilo della pianta del piede, mentre una pala inclinata circa da 29 a 32 gradi, dipende anche dall'escursione della caviglia che può avere una persona, segue il profilo del dorso. Quindi quando noi pineggiamo e andiamo in avanti e andiamo indietro con la pala blu, sposteremo acqua. Con la pala rossa invece, andando in avanti, ne prendiamo di più, ma andando indietro abbiamo una scivolata continua e non è assolutamente performante. Materiale delle pale: plastica, assorbe buona parte dell'energia e la trasforma in calore, lo perdiamo e buonanotte. Però sono molto economiche, per gli allievi vanno comunque bene se non sono troppo pesanti. Fibra di vetro va molto bene o addirittura va benissimo. A parità di spessore del carbonio non si rompe e vi assicuro ne ho rotte tante in carbonio e ogni volta e incrementalmente tiravo sempre in più porti. Cambiava la roba. Chiamavo sempre più santi. È di facile lavorazione. Il carbonio restituisce quasi tutta l'energia spesa ad incurvare la pala, ma è molto fragile, ma soprattutto all'inizio, per evitare rotture, veniva sempre adoperato di uno spessore bestiale, era quasi incurvabile. Se qualcuno di voi ha avuto le X40 negli anni 90, 80, 90, erano una cosa mostruosa. Hanno scoperto che diminuendo lo spessore la fibra reagiva meglio e quindi però adesso ci troviamo a delle pinne talmente leggere che la pineggiata classica, classica, tra virgolette, che non è mai stata né studiata né codificata, perché non c'era nessun interesse economico dietro, per quello non è stata mai studiata abbastanza, tutte le scarpette sono inadeguate. Cioè, fanno schifo dalla prima all'ultima. Schifo nel senso non sono ottimali per il rendimento. Anche qui è una questione di costi. Un produttore poco tempo fa mi ha detto: porco cane, ho speso 100.000 euro per rifare tutta quanta la linea delle scarpette. Sono una figata. Io le guardo e ho detto: ma veramente non andavo mai neanche prima se il risultato è questo. Questo è il piede che va dentro la scarpetta. Allora, se voi adoperate a casa una stessa calzatura destra e sinistra, vuol dire che ha un paio di ciabatte, forse un paio di pantofole. Se ci vogliamo paragonare a degli istruttori di sci, vuol dire scendere con gli scarponi slacciati su una pista, ok? Oppure in bicicletta con il manubrio mollato. Questa è la condizione in cui sono le nostre scarpette, che vanno bene per il piede destro e il piede sinistro, quindi generando un lasco veramente notevole alla trasmissione dell'energia. In più, il nostro piede dentro la scarpetta, quando guardate una scarpetta, è assolutamente piatta. Non parliamo che ci siano dei rialzi, che sarebbe troppo, però sono disegnate per un piede che sta nella posizione in cui sono io, piede a 90 gradi. Mentre quando pineggiamo, il piede è arcuato e quindi si crea dello spazio sopra e sotto, spingendo in avanti e indietro, che non favorisce certamente la trasmissione
dell'energia. Qualcuno di voi riesce a tirarsi le pinne direttamente senza usare le mani? Molti allievi lo fanno, per esempio. Allora, quando vedi uno così, dici, ok, speriamo che tu non vada oltre 8-10 metri, perché se vai a 30 metri con una pinna che puoi perdere, che queste persone non gli è neanche stato detto, non devono essere strette, ovviamente, ma neanche ci deve essere un grande lasco. Anche se ci mettiamo i calzari, comunque in profondità, se parliamo di persone evolute, 30, 40, 50 metri, il calzare si schiaccia, non va assolutamente bene. Comunque abbiamo una perdita di energia. Questo è l'unico caso positivo, è di avere delle pinne che sono un po' troppo dure, avendo un po' di lasco, ci permettono di muoverci lo stesso. Le solette sono un'ottima idea per parzialmente coprire la mancanza delle troppo spazio dentro le pinne. I longheroni all'inizio erano nati per evitare che si spezzasse la pala, comunque si rompevano lo stesso più o meno. Ostacolano però il ritorno elastico. Se noi abbiamo un pezzo di fibra che deve ondulare, la gomma cosa fa? Smorza il ritorno elastico. Per esempio, non facciamo nomi, e ci sono queste ondine, queste sono pinne che vengono vendute direttamente così. Ok? Noi siamo sponsorizzati, come Y, siamo sponsorizzati da Homer. Però io glielo faccio anche notare. Loro mi dicono, sì va bene, prenderemo il caso in considerazione e vedremo, però effettivamente non c'è, c'è poco da vedere. Per esempio, queste pinne, solo per fare un esempio, ce ne sono tantissime, hanno un bordo in gomma, questo qui, che è molto molto lungo, che è molto molto grosso, con una gomma parecchio rigida, e dicendogli, ma perché avete fatto questo bordo così che smorza comunque il ritorno elastico? È perché Momo ha fatto design, ha fatto così perché è molto più bella da vedere come pinne. Dico, perfetto, ma ne state vendendo abbastanza che non mi pare di vederne qua tantissime. No, siamo molto soddisfatti. Bene. Benissimo, allora a posto. Paradossalmente, vedete, questa è lunga tutto quanto, sempre della Homer. Questo è un altro modello Homer, economico, che va assolutamente bene. Onesto, che ha qualcosa come 5 cm di lega, perché è più che sufficiente. Quindi alle altre basterebbe togliere 50 cm di gomma, risponderebbe molto meglio alla palla. Un altro punto è il peso dell'attrezzo. Ci sono pinne da 600 grammi all'una, 600 grammi, e altre da 1,3 kg. Ok? Vuol dire che noi ogni volta facciamo un sacco di tuffi o che ci muoviamo molto, spostiamo inutilmente del peso. Ovviamente quelli che non capiscono niente dicono sì, vabbè, ma praticamente galleggia. Ok? Anche un transatlantico galleggia, ma se devo spostarlo faccio molta fatica. Due cose sull'inerzia. La massa del nostro corpo viene continuamente frenata, l'abbiamo detto prima. L'uso di zavorre ci permette di tenere, soprattutto in dinamica, un assetto allineato alla direzione. L'assetto allineato è importante. Io qua vedo l'80% delle persone che prendono un brevetto, di apneisti che magari hanno appena finito il corso, ma anche confermati, che non scendono verticali. E tra l'altro, per esempio, l'uso del collare in costante è un'ottima cosa per contorno, bisogna abituarsi un attimo, perché in discesa è nel punto più basso della persona, ok? Il collo, la testa, e vi fa scendere dritto. In risalita, per problemi di postura, se uno è di lato, lo sbilancia e capisce, per esempio, di raddrizzarsi. È importante avere un avanzamento fluido. Cosa vuol dire? Non a scatti. Perché se noi abbiamo un avanzamento seghettato,
perché stiamo aprendo troppo le gambe, okay? Anche questo non va assolutamente bene. L'avanzamento alternato ci fa frenare e poi riaccelerare, e anche qui perdiamo un sacco di spinta. Le palle in fibra permettono uno stoccaggio di energia, noi le incurviamo, loro rispondono. Ogni pala, ogni spessore, ogni materiale, ogni accoppiamento palla-scarpetta ha una sua elasticità. Se noi andiamo nella risposta alla loro elasticità, recuperiamo la spinta. La pala cerca di tornare indietro, ma io continuo ad allargare, non utilizzo l'effetto rimbalzo. Mentre carico un po', la palla mi risponde e io l'accompagno al ritorno. Ho un grande risparmio di energia, come quando spingiamo un bambino sull'altalena. Lo spingiamo con poco sforzo, due dita, e lui torna. Lo spingiamo e lui torna. Quello è un movimento con un recupero di energia. Quando invece io voglio farlo andare più forte, se lo fermo, lo alzo da qui e lo spingo, ci ho messo un sacco di forza per fermarlo e tirarlo su. Mentre approfitto dell'oscillazione, come approfitto dell'oscillazione della pinna. Quando io ho un'oscillazione della pinna di questo tipo, ad ogni falcata do un po' di energia. Se io non do energia, diminuisce sempre di più. Esattamente come se io metto della gomma abbondante sulla pala, viene smorzata immediatamente, perché funge da ammortizzatore. Come vanno tenuti i piedi? Quale dovrebbe essere il ritmo ottimale della pinneggiata? E quando invertire la direzione? Cosa fare? I piedi vanno tenuti sempre in estensione, come una ballerina. Ok? È normale che le persone abbiano un movimento di recupero con il piede a martello, perché è normale, come noi camminiamo, abbiamo un movimento di spinta, la gamba che è a terra, e l'altro di recupero in avanti. Ma pinneggiando dobbiamo spingere contemporaneamente con entrambi i piedi. Se il piede spinge contro l'altro, allora carico entrambe le pale. Ma se un piede spinge e l'altro semplicemente va indietro rilassato, non ottengo un granché. Le punte dei piedi devono sempre essere attive, devono muoversi e dobbiamo sentire le pinne come se fossero vive. Cos'è che non dobbiamo fare? Piegare troppo le ginocchia, rilassare le caviglie ai piedi, allungare la falcata, andare a cercare acqua più distante quando non serve. Quando le persone che allungano la falcata del tutto ci mettono 2 secondi per ogni ciclo, ma soprattutto lo sforzo è per aprire le gambe, non è per andare avanti, perché se stanno procedendo frenano. Infatti, se voi sentite lo sforzo quando lo aprite, a un certo punto aumenta perché è l'acqua che vi frena, ok? Con le pinne morbide, 30 centimetri sono più che sufficienti. Che frequenza tenere? I ciclisti, per esempio, hanno scoperto, grazie a Lance Armstrong, sì, è un po' dopato per carità, però... Appena. Chi sono? Qual è il ciclista che non si fa un'operazione? Nessuno. Adesso, sono passati da 70 pedalate al minuto a 95 pedalate, perché hanno scoperto che con un movimento più agile, anche se più veloce, si brucia meno, perché il muscolo fa meno fatica a fare più cicli, più movimenti, che non a fare pochi movimenti molto duri. Quando voi salite in bicicletta, se sapete andare in bicicletta, se avete fatto ogni tanto una salita o anche un cavalcavia, e avete un rapporto lungo, pesante, dopo un po' i muscoli si grippano, ed è quello che succede per l'aumento di lattato. Mentre se noi abbiamo un movimento rapido, più leggero ovviamente, spostiamo la stessa quantità di peso
Cioè, facciamo lo stesso lavoro in molti più movimenti, più leggeri, e questo ci lascia minore quantità di acido lattico. È molto importante anche questo qua per capire tutto. Abbiamo un migliore sviluppo di potenza se vogliamo anche andare più veloci. E comunque è sempre più importante la frequenza della potenza pura. C'è un contro però, che la pala leggera non tollera un carico eccessivo. Le pale leggere, se noi le carichiamo molto, non spingono, perché la pala flette. Quindi una pala leggera va adoperata comunque con una tecnica stretta, altrimenti non viene sfibrata dal peso dell'acqua. E soprattutto lavora solamente quando è a regime, quando raggiunge quella sinusoide che avete visto prima, continua, quando arrivate sul fondo, 15-20 metri, dovete recuperare qualcosa, date 2, 3, 4 colpi, non partite, parte dopo un po', ok? Si tratta di avere fiducia. La prima volta, dopo ci si abitua. Io ho delle pinne fatte per, in maniera sperimentale, talmente leggere, quelle che avete visto nella prima fotografia, che si piegano solo col peso della pala. Ho degli allievi che non si fidano a scendere sul fondo con quelle pinne perché sentono di non avere niente sui piedi. Invece sono le più veloci pinne che io ho mai adoperato. Anche se sono leggerissime, perché mi permettono una nuotata con la gamba che mi perfeziona assolutamente il movimento natatorio. Non è necessario andare veloci. Cioè, detto molto questo, chi ha le pinne leggere deve andare molto veloci. No, assolutamente. L'importante è che il movimento non sia ampio, perché se il movimento è ampio la fibra cede, ma se il movimento è stretto la fibra ce la fa a risponderci. Quindi con una falcata stretta avremo un minor freno idrodinamico, con una falcata larga avremo un maggior freno idrodinamico, con una falcata stretta contrazioni muscolari tante ma molto leggere, contrazioni muscolari poche e pesanti che lasciano lattato, grandi muscoli poco impegnati o molto impegnati. Il quadricipite vi assicuro che consuma l'ira di quadricipite femorale, movimento fluido, se la falcata è troppo larga, comunque movimento a scatto, perché il muscolo deve rifiatare un attimo. Minor rollio, non c'è tempo per andare così, mentre quando uno allarga molto c'è maggior rollio. Inversione di direzione più rapida, quindi la velocità è la stessa, solamente che la direzione cambia più rapidamente. E quindi quando noi non avremo un profilo idrodinamico avremo un aumento di lattato, perché potremmo ridurre il profilo se c'è un rapporto idrodinamico. Se abbiamo una postura non lineare, non dritta, consumeremo, avremo più turbolenza. Cos'è la turbolenza? È dell'acqua che vi tiro dietro. Quando c'è una su un fiume, l'acqua scorre, c'è un pilone. La direzione del fiume è questa, ma dietro il pilone l'acqua corre indietro, ok? Corre in direzione del pilone. Quando noi allarghiamo le gambe tanto, o allarghiamo le braccia, oppure facciamo apnea guardando in avanti, ci riempiamo di sacche d'acqua che vengono con noi. Ci tiriamo dietro almeno mezzo metro cubo d'acqua già con una buona postura. Se noi allarghiamo di più, se qualcuno di voi fa immersioni con le bombole, sa la differenza quando è in corrente o non in corrente a tenere il giubbetto, il jacket completamente gonfio o completamente sgonfio. Ok? C'è una grandissima differenza. Eccessiva velocità, chiaramente avremo un aumento di lattato. Noi non abbiamo mai un'eccessiva velocità, solamente se dobbiamo salvare qualcuno, la moglie, allora andiamo, un cavolo.
Scarpetta non aderente, abbiamo già detto, perdita di efficienza. Questi, i piombi sono a distanza di un metro. Vedete, questa è una pineggiata normale, senza neanche... Cosa vedete su questa pineggiata, per esempio? Allora, questo è un fermo immagine. Qua vediamo intanto che la direzione non va bene. E adesso il fondo. Questo è il mio profilo come ingombro. Questa piscina è 1,30 m. Io quasi tocco con le mani e quasi tocco lì. Ho 1,10 m di ingombro. Ho tantissimo. Sicuramente troppo. In più, la mia direzione è inclinata verso il basso. Faccio un sacco di resistenza. Io ho un sacco di aria nei polmoni e ce l'ho anche qua in basso, evidentemente. Ho un serbatoio d'aria lustruoso e galleggio un po' troppo. Ma via veloce però. Vediamo invece con 4 kg come cambia la cosa. Ragazzi, queste sono pineggiate che si vedono normalmente. Mi sono ripreso io, giusto perché qualcuno non dica: ah, ma quello sono io, me l'hai detto. Non penso lo direbbe. Allora, qui la falcata, però il profilo è comunque l'ingombro è ridotto. La direzione del busto, tutto sommato, è dritta, però sto pineggiando, come capita comunque in grandissima parte dei casi, con una gamba alla volta. La gamba che dà il calcio, quella che adesso è in basso, vedete, ha la pinna curva. La pinna curva sta spingendo. Quella dietro è semplicemente in recupero. Non sta spingendo una mazza. In più, questo polpaccio viene frenato, cioè l'acqua frena su esattamente sul polpaccio. Non sto facendo gran fatica, perché comunque vado avanti. Il problema delle pinne è che comunque uno se le mette, anche se non sono tale, va avanti lo stesso. Per cui, alla cazzo di cane, più o meno vanno avanti tutti quanti. Ho usato un termine troppo tecnico. Allora, questa invece è una pineggiata leggera. Qui il movimento della GoPro è solidale. Vedete, il profilo è molto molto stretto. La fatica è estremamente limitata, perché le gambe lavorano esattamente, quasi esattamente, nel cono del corpo che mi taglia l'acqua. La fatica è estremamente ridotta. Vedete le caviglie che si muovono? Un movimento leggero di caviglia mi facilita la curvatura della pala, cosa che non è possibile con le pale rigide. Scusa? Le pinne sono le stesse? No, non sono le stesse. Sono le pinne di un mio amico che era lì passato per caso, le ho prese, le ho provate e andavano benissimo. Anche la lunghezza delle pinne, però. Allora, no, mi ha chiesto per quanto riguarda la lunghezza delle pinne. È sempre un rapporto tra spessore, tipo di materiale. Bisogna vedere un attimo la cosa, perché comunque sicuramente acquistandole uno non le sceglie. Allora, uno non le può provare di solito, quindi, però in genere vengono fatte delle pinne standard di 70 circa centimetri, poi c'è quelle extra lunghe. Non è detto che più lunga funzioni meglio. Quindi, dimmi. Volevo chiederti, ma ha un allievo che inizia a fare come gli altri. Presenta chiaramente con una pinna integra un po' libera. Io vorrei iniziare a insegnare questa pineggiata oppure stare... Allora, il discorso, il principio è lavorare con i piedi, che siano tutti e due, non piegare le ginocchia o piegare il meno possibile, e un movimento non troppo ampio. Cioè, non c'è una rivoluzione da questo punto di vista. Ma questo materiale si pone in maniera completamente diversa. Tecnopolimero, sì. Comunque, col tecnopolimero, se è un tecnopolimero idoneo, io ho visto quelle
della Homer che ho di sopra, sia quelle verdi del Kelp, ma anche le nere, non sono pesanti. Si riescono ad operare tranquillamente. Ci sono delle pale che vengono vendute che sono invece dei legni, però allora se uno si presenta con dei legni, quello è un problema effettivamente. Ma gli consigli sempre una pineggiata stretta? Quello è, se non, non troppo stretta, però... No, gli consigli di avere pine. 30-40 centimetri, cioè una cosa del genere, non, comunque non larga. Okay. Il fatto è che nessuno ha mai detto no, non rilassare il piede qualche valle indietro, cioè questo sarebbe, e se tu non rilassi il piede che va all'indietro, la pineggiata si stringe per forza, perché quando non fa resistenza la gamba va molto indietro. Vedete, dimmi. Comunque le derive di gomma sulla lunghezza sarebbero ben insegnate. Su tutta la lunghezza sicuramente sì. Lasciare solo 5 cm in fondo. 5-10, quello che è. Anni fa c'è stata fatta una tesi di laurea dove si è evidenziato che il 20% dell'acqua spostata usciva di lato. Allora, per fare il nome Bonfante, ha cominciato a fare dei profili che erano alti così. Il problema qual è? Che se noi catturiamo quell'acqua e la canalizziamo, dopo dobbiamo spostarla. Allora, tenendo conto che abbiamo un rapporto di leva dall'anca fino alla fine della pala, facciamo una fatica micidiale a spostarla. Quando passano 10 cm di profili e alla fine ti tengono assolutamente in guida. Quindi alleggeriamo quanto più possibile. Questo sicuramente. Un altro vantaggio però delle pinne in fibra, sto parlando di quelle più leggere, è che rispetto alle pinne tradizionali offrono un risparmio energetico enorme. Vedete? Questa pala qua è una pala rigida, rigida, con un bene, ecco, non può libero, ma abbastanza rigida. Nel momento in cui io la curvo, spingo sicuramente, che mi aumenti il lattato o no, sono andate comunque bene fino adesso, questo tipo di pala. Nel momento in cui torno indietro, devo aspettare che la pala passi attraverso un punto in cui è di nuovo dritta, e per poi curvarla di nuovo. Mentre in questo tipo di pale molto leggere, quando cambio direzione, ho una parte di acqua che sto ancora spingendo, che sta ancora uscendo dietro, ma io ne prendo ancora e la sposto, quindi ho uno spostamento continuo di acqua, non alternato. È questo il motivo per cui le persone, fra tutti i miglioramenti, eccetera, arrivano a fare quasi 250 metri. Perché ho una spinta continua rispetto alle pale rigide, dove ho una spinta comunque alternata. Vedete, questo tipo di spinta vi garantisce il fatto di non avere lavori a scatto. In conclusione, per conto mio, nell'insegnamento dell'apnea i concetti di inerzia e di idrodinamicità sono notevolmente poco spiegati, come minimo, ma soprattutto gli istruttori ne sono poco a conoscenza. La valutazione del proprio consumo muscolare non viene presa in considerazione, cioè c'è della gente che scende molto calma e tranquilla, altra gente che scende veloce, li vedi arrivare su un po' tirati, non tirati come poco ossigeno, però che hanno fatto un sacco di fatica. Se gli spieghiamo un attimo, poi più tranquillo vedrai che l'apnea migliora, ma migliora anche mentalmente, che non viene su come se avessi fatto chissà cosa. Nonostante l'ottimo livello raggiunto nella produzione delle palle, le scarpette sono ancora ad un livello scadente. Per ora le valutazioni sulla tecnica di pineggiata sono comunque in discussione, anche se le tendenze produttive sono rivolte verso materiali più leggeri e la tecnica adoperata dai primatisti, non solo in dinamica ma anche in costante, privilegia un movimento stretto, agile e frequente. La cosa, tra l'altro, come istruttori, veramente degna di nota, è che gli apnisti orientati esclusivamente alla misura percorrono un vicolo cieco,
voglio andare sul fondo, voglio fare 150 metri. Nel nuoto ti puoi fare un mazzo grande così, ma se non migliori la tecnica non arriverai da nessuna parte. Nell'apnea è la stessa cosa, un perfezionamento tecnico ti porta ad un aumento di prestazioni bestiali, ma se non c'è un gran lavoro tecnico dietro, noi non abbiamo bisogno di forza, è solo questo, semplicemente di gente che si muove meglio. Scusa Marco, dimmi, cosa non sento. Mi chiede la pineggiata fatta a delfino in doppio. Io personalmente, per la mia esperienza, su di me, no, la trovo più redditizia. È molto più redditizia. Nel senso che meno, spingo di più, eccetera, eccetera. Cioè, almeno nella dinamica. Oh, anche in costante. Hai un aumento della redditività del 20%. Concordi? Assolutamente sì. È che nelle gare è vietato, sì, nelle gare PIPSAS e a livello internazionale ci sono, hanno messo la, la classifica di pinne ma con mobilità alternata. Ad ogni modo c'è una redditività molto alta, ma per farle al meglio bisogna adoperare il movimento esattamente la monopina con rotazione del bacino, altrimenti hai il problema della piegatura delle ginocchia, eccetera eccetera. Qualche altra domanda? Dimmi. Sì, molte volte la difficoltà, soprattutto con gli allievi, è cercare di far capire come sono messi in acqua, perché gli si può dire la pineggiata, la stai facendo così, la stai facendo così, si può riprendere. Quello che io dicevo, gli esercizi da poter consigliare, però che dare un po' la sensibilità, esercizi di sensibilità a bassa velocità, riprese video, qui abbiamo uno specchio, a 5-6 metri la gente si vede passare avanti, dicono quello lì sono io, no, però i video vanno benissimo. Sì, è che forse non è sono capitati gli allievi con veramente pochissima capacità, allora non si può fare un corso di nuoto completo, perché io consiglio sempre che si faccia ad operare pinnette corte, potrebbe andare bene, potrebbe essere molto utile, perché così non sforzano con delle pinne che si trovano due ferri da stiro sui piedi, non è che si muovono facilmente. Quindi pinette corte, lavorare in superficie, qualche breve apnea, sicuramente mettergli le mani addosso, così sentono la piegatura del ginocchio, questa ultima della caviglia. Dipende dai gusti comunque.